Oggi, amici carissimi, parleremo di uno dei miei film preferiti, sia d'animazione che non. Tra l'altro, so che alcuni di voi probabilmente speravano nella recensione del nuovo film di Spider-Man. Sì, nel nuovo film di Spider-Man, ciao. Volevo dire, perdonate il lapsus, volevo dire nel film di Spider-Man che aveva preceduto il nuovo film di Spider-Man. Sì, perché, non so se lo sapete, penso di sì, perché comunque è un film che è stato pubblicizzato piuttosto bene qui da noi ed è appena uscito, quindi probabilmente lo sapete. Nel caso non lo sapeste, ve lo sto per dire io. Ecco. In questi giorni è uscito Spider-Man Across the Spider-Verse, il nuovo film d'animazione di Spider-Man, nonché sequel del film Into the Spider-Verse del 2018. Ecco, ho visto tutti e due, l'ultimo l'ho visto proprio settimana scorsa e mi è piaciuto un casino. Ovviamente non lo recensirò in tempi recenti perché, come sapete, quando recensisco un film lo guardo sempre due volte. Ero effettivamente tentato di recensire il primo per celebrare un po' il fatto che fosse uscito il sequel, ma visto che avevo già promesso un paio di settimane fa che avevi recensito un film d'animazione e visto che già la settimana scorsa poi avevo ulteriormente accennato la cosa dicendo che avrei parlato di uno dei miei preferiti, ho pensato che fosse meglio rimandare la recensione di Into the Spider-Verse per un altro momento. Ma state tranquilli, se volete vedere quel video non preoccupatevi perché arriverà. E quindi ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Alterini e vi do veramente benvenuto nel mio canale, il giovane Dogofino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Si alza il vento di Hayao Miyazaki, film d'animazione del 2013, nonché capolavoro, beh, diretto appunto da Hayao Miyazaki e distribuito dallo studio Ghibli. Ma prima di cominciare una cosa importantissima, qualora non aveste visto il film, dovete guardare a questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento, innanzitutto partiamo con la trama. Dunque, Si alza il vento racconta la storia di Jiro, questo giovane che desidera diventare un pilota, ma a seguito del fatto di essere miope, che casomai lo ignoraste, è una cosa che ti... Sapete che non ho mai capito cosa vuol dire miope? So che è una cosa legata alla vista, ma non ho mai capito se è una cosa che ti fa vedere male da lontano o da vicino. No, perché io soffro di uno dei due, nel senso che se una cosa mi si avvicina troppo la vedo male. Però so che ci sono persone che vedono l'opposto, nel senso che vedono male una cosa da lontano. Sinceramente non so quale dei due sia miope, magari ditemelo nei commenti. Comunque dicevo, a seguito di una miopia, il nostro protagonista non può pilotare aerei, quindi decide di diventare un costruttore di aeroplani. Insomma, di interessarsi a questo. E mentre nel corso della storia seguiamo la sua ascesa in questo mondo molto che tra l'altro è anche pervaso da una terribile guerra, il nostro protagonista avrà anche una appassionante storia d'amore con la bella Naoko, una giovane che ha incontrato al suo arrivo in città. Bene, passata a parte della trama, vado a illustrarvi la mia opinione. Dunque, anche in questo caso, sinceramente non so quante volte vi ho già detto questa frase in passato, penso almeno un centinaio di volte, ma dirlo una volta in più non è un problema. Anche in questo caso poco da dire perché è un film che ha solo pregi. Oddio, c'è ovviamente qualche difetto, perché tutti i film hanno un difetto. Ma in questo caso sono difetti talmente minuscoli che neanche ci fai caso. Diciamo che se c'è un difetto sarà, che ne so, magari una battuta detta leggermente meno bella di un'altra, o magari una scena leggermente meno bella di un'altra a livello estetico. Insomma, sono difetti minuscoli, quindi possiamo anche evitare di parlarne. Il punto è che questo film è un capolavoro. So che c'è gente che lo reputa molto o sopravvalutato oppure uno dei meno riusciti della Ghibli. In effetti, se guardate tra i film più amati della Ghibli, questo film non c'è. Tantissimi, infatti, se amano i film dello studio Ghibli e soprattutto quelli di Miyazaki in persona, di solito ama o la Città Incantata, o Princess Mononoke, il Castellante di Howl e così via. Di sicuro non Si alza il vento. Questo purtroppo è uno dei meno amati, ma è il mio preferito. Ed è un capolavoro. Ma perché è un capolavoro? Andiamo con ordine. Allora, partiamo per esempio dalla storia. La storia segue la vicenda di Jiro da quando è un bambino a quando è un adulto. E questo già lo rende una storia incredibile, perché è una storia di crescita fondamentalmente, crescita che è mostrata gradualmente. Ok, ammetto che il passaggio tra bambino e adulto è molto veloce, nel senso che letteralmente vediamo un momento prima che bambino, poi dopo è adulto, e fine. Però, anche se il passaggio adulto da bambino ad adulto è molto veloce, non è che poi lui magicamente diventa maturo e basta. È molto interessante questo discorso, perché Jiro ci viene mostrato come un personaggio che impara dai suoi errori, ma questo non perché lui è stupido, ma perché giustamente deve mettersi alla prova. È una persona che si è impegnata, ha studiato, ha creduto nel suo sogno, si è impegnato per realizzarlo, ma appena ha avuto tra le mani la possibilità di lavorare a questo sogno, non è che magicamente è andato subito grandissimo. Assolutamente no. Jiro sbaglia, ed è giusto che sbagli. Appena diventa un costruttore di aerei, scusate se dico costruttore, ma non mi ricordo il termine preciso. Lui comincia a fare degli aerei, ma non è che subito magicamente sono tutti bellissimi, grandissimi e chissà che altro. No, solo alla fine del film riesce a fare veramente degli aeroplani di primo ordine che riescono a essere utilizzati davvero durante la guerra che si sta svolgendo. Nel frattempo lui sbaglia, fa vari aerei che non riescono a volare.
o che comunque hanno dei difetti anche abbastanza gravi. Ed è giusto che sia così, perché noi seguiamo la sua crescita personale come costruttore di aerei, che allo stesso tempo può essere vista come una metafora di crescita personale. Perché è questo che lui fondamentalmente ci viene. È questo che noi vediamo nel corso del film. E a questo si aggiunge anche la storia d'amore con Naoko. Ok, so che anche in questo caso ci sono state le critiche di persone che dicono: ah, è smielato, di qui di là. In realtà non è vero. No, la storia con Naoko è trattata con grande maturità, senza essere invasiva. Non è il punto focale del film, ovviamente. È una cosa secondaria, ma comunque importante. L'amore tra Naoko e Jiro è trattato in un modo che permette anche a Jiro di migliorare anche lui come persona. Lui sa che il tempo con Naoko non sarà eterno. Infatti vive questa passione, la assapora in ogni modo che gli è possibile, senza sprecare neanche un attimo. Ed è qui, è questo a rendere principalmente così bella il loro rapporto. Poi purtroppo Naoko ovviamente muore. Il tempo che i due trascorrono insieme è relativamente breve, ma è molto intenso. Miyazaki è stato un genio in proposito. Ha saputo. Scusate. Ha saputo strutturare questo amore, questa passione in un modo davvero memorabile. Ha saputo valorizzarlo tantissimo, rendendolo parte dello sviluppo sia del personaggio di Jiro che di Naoko, che sì, appare su schermo per appena metà film, ma comunque è un personaggio molto profondo e molto importante. E a tutto questo, che cosa ci aggiungiamo naturalmente? La cosa più classica e comune nello studio Ghibli, ossia un'animazione di primo ordine. Fin dalla prima scena. La bellezza di tutto, dei dettagli, delle scenografie e tutto il resto è a dir poco impeccabile e non manca un colpo. Per tutto il film abbiamo di fronte una meraviglia estetica come solo lo studio Ghibli ha saputo fare in tutti gli anni che esso esiste, diciamo. E insomma, andando al succo della questione, Si alza il vento è un'opera animata di grande valore tramite una storia molto profonda che, ok, ammetto che è strutturata in maniera relativamente semplice, magari non ha la stessa profondità o complessità di opere sempre dello studio Ghibli, come per esempio, non so, La Città Incantata, Princess Mononoke o il Castello Rante di Howl, però si vede che c'è una mano esperta dietro. Miyazaki ha saputo davvero rendere questo film un capolavoro, un'opera di grande valore, veramente un gioiello animato giustamente diventato immortale e che tra l'altro non è impiegato di un giorno. Questo film c'ha 10 anni. E sembra uscito oggi, ma penso che sarà così anche per altri 10 anni, o magari 20, 30 e così via. Ma tutti i film dello studio Ghibli sono così. Nessun film dello studio Ghibli è invecchiato male e non accadrà mai. Tra l'altro, non so se avete saputo, ma tra un paio di mesi dovrebbe uscire il nuovo film di Hayao Miyazaki. Personalmente non vedo l'ora. E voi? Voi cosa ne pensate? Ah, prima di concludere, ovviamente, la valutazione numerica. Stavo per dimenticarmene, perdonatemi. Dunque, da 1 a 10 do convintissimo 1,1. Ma a questo punto, come sempre, tocca a voi. Voi cosa ne pensate dell'opera di Hayao Miyazaki, di Si alza il vento? Credete come me che sia un capolavoro a seguito del fatto che ha una storia eccezionale, ben strutturata e tutto il resto, come dicevo poc'anzi? O magari siete per quelli che lo sottovalutano o che lo reputano un film ben fatto ma non particolarmente valido? Fatemi sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che la recensione vi sia piaciuta. E come sempre, se c'è qualche film che ci si scappa, fatemi sapere nei commenti. Tra l'altro fatemi sapere cosa ne pensate anche dell'imminente film di Hayao Miyazaki, nel caso non foste informati tranquilli. Le informazioni potete trovare su internet. E come sempre, o meglio, come settimana scorsa, vi lascio nel primo commento i link per il mio libro che ho appena pubblicato. Ci vediamo prossimamente, arrivederci.